Un polo lombardo di eccellenza nel settore delle microalghe è diventato realtà. Si trova a Rivolta d'Adda, nel Cremasco, all'Istituto Lazzaro Spallanzani. Oggi il convegno online per presentare i primi risultati. Nell'ambito del progetto del polo microalghe, infatti, l'Istituto Spallanzani ha dato vita al Parco Bioreattori, un'area di circa 500 metri quadri completamente dedicata allo sviluppo di tecnologie microalgali, costituita da 5 diverse tipologie di bioreattori in grado di offrire servizi alle aziende agrozootecniche. Un progetto emblematico di grandissima importanza, il tema delle microalghe, valorizzare ciò che era un problema e farlo diventare un'opportunità. Questo è quello che siamo riusciti a fare grazie al contributo di Regione Lombardia, della Fondazione Calabro, di tanti enti e realtà di carattere universitario e della ricerca, grazie all'Istituto Spallanzani che con le sue professionalità e alle microalghe ha trasformato una grande opportunità sia per quanto riguarda le fasi energetiche sia per quanto riguarda tutta la filiera agroalimentare. Il progetto, di 5 milioni di euro, è stato finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Il lavoro si concretizza con il biorisanamento e il recupero di risorse da acque reflue di origine civile e agroindustriale in un'ottica di economia circolare. Il polo delle microalghe è riuscito a mettere a punto diversi protocolli per il recupero della sostanza organica e dell'anidride carbonica. Poi ci sono le sonde per il controllo in continuo del pH e dell'ossigeno disciolto. Esiste anche un sistema per il dosaggio proprio della CO2 e dell'anidride carbonica per reintegrare quella che viene consumata e tenere il pH controllato.